Stamattina siamo in Corso Vittorio Emanuele alla seconda edizione della Via del Libraio, un'iniziativa promossa dall'associazione Castro Alto che sta riunendo tutti gli editori cittadini, gli esercenti commerciali di questa zona e gli operatori culturali. Questa è la dimostrazione di come il territorio, le associazioni e i commercianti possono dare un grande contributo allo sviluppo della città e dare una grande spinta di innovazione e anche di vivibilità. E questa è la Palermo che noi vogliamo aiutare a far crescere. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. In bocca al lupo. Dico, la libera competizione è quella corretta e onesta. Siamo a buon punto. Dobbiamo sempre andare più avanti, perché lo sapremo l'11. Noi siamo ottimisti, ti dico la verità, perché le persone reagiscono. Siamo all'Orto Botanico di Palermo, alla Fiera della Biodiversità. Tante aziende locali hanno investito sulla bellezza del nostro territorio, riescono ad avere un mercato e a creare occupazioni, a far conoscere la parte buona della nostra Sicilia. Devo dire che sono tanti anche i turisti che sono qui presenti oggi per vedere uno dei beni patrimoniali più importanti d'Europa. E penso che sarebbe molto interessante a tal proposito offrire un piano integrato dell'offerta turistica, avere un biglietto unico e garantire un'offerta per 7 giorni su 7 alla settimana e con un'unica opportunità di visita. Fabrizio, buongiorno, molto lieto. Fabrizio, prossimo sindaco di Palermo. Ben trovato, ci auguriamo. Anche dal nord stiamo lavorando, è importante faccia del tifo. Speriamo di potervi accogliere al meglio anche negli anni prossimi. Noi ci lavoriamo. L'11 facciamo il tifo. Fabrizio mi ha raccontato cose bellissime di te. È la Sicilia che non fa parlare di questo. Gli imprenditori devono dare il proprio contributo alla società di coesione sociale. Abbiamo un esperimento di inclusione sociale perfetto, un rumeno che è andato 3 volte in carcere, tramite il caseificio l'abbiamo inquadrato lavorativamente, l'abbiamo aiutato a farsi una famiglia, ora abita a Bonpietro ed è da 3 anni con noi che non delinque più. Quindi ha avuto l'opportunità, le azioni concrete, queste sono le azioni concrete, no? Alla fine. In bocca al lupo, mi ha fatto piacere. Stamattina siamo qua al mercato di Ballarò, uno degli orgogli palermitani, un mercato storico che ancora è vivo e noi non vogliamo che possa morire. Qua ci sono cittadini, ci sono turisti che arrivano in un mercato che ormai è degradato, non qualificato e sicuramente abbandonato dall'amministrazione attuale. La nostra scommessa è fare rivivere i mercati storici della nostra città, perché Palermo non sono soltanto centri commerciali ma è anche il cuore pulsante dell'economia. Grazie tante, mi fa piacere vederti. Secondo me lei è il futuro sindaco, veramente. Noi ci stiamo lavorando perché vogliamo cambiare aria. Lei quest'anno è la prima volta che voterà e la nostra fiducia è per lei. E questa è una grande responsabilità, perché il primo voto è un voto importante. Cercherò di renderti fiero. Grazie, in bocca al lupo. Grazie tante, noi siamo determinatissimi. In bocca al lupo tante con tutta la mamma, glielo dico, guardi. Quando voto è tua, puoi stare tranquillo. Dobbiamo cambiare aria. Vedi che siamo tutti dalla tua parte. E io sono con voi. Puoi stare più che non vi saluterò. Avanti, così non indietro. E poi soprattutto per noi giovani abbiamo l'obiettivo di una nuova generazione. Persone che vengono a fare la spesa pur di risparmiare e quindi spendere qualcosa in meno, poi ritornano e trovano il verbale. Però i sinigalesi tutto un manciapiede. Cioè, è un paradosso, però purtroppo. Cioè, vedete la disuguaglianza su. Sono un tuo sostenitore finale. Guarda, ma soprattutto dammi consigli, perché noi le cose vanno bene le sappiamo. Le cose che volevo dirti, le cose, e sono sincero. Grazie.